lunedì, iniziamo la settimana alla grande. Che bello! Che poi in realtà la giornata è iniziata già da qualche ora, abbiamo fatto palestra, spesa e adesso si va a lavorare. Pure là, ma che cacchio hanno fatto? Ah, che schifo. Ma che mangiano sti animali? Bah. Iniziamo questa settimana e oggi finiamo il primo episodio. Qua abbiamo la mail con tutte le modifiche che ci ha dato Alberto, che è l'autore che sta seguendo questo video, e adesso andiamo ad applicarle. Secondo me entro oggi ce la facciamo. No! Bubble! È distrutta! Porca ciuta! Ma perché c***o hai fatto? Cos'è? Una carota? Ma no, è la pallina! È la pallina! Guarda com'è contenta lei. Adesso partirà un montato di Vale che pulisce. Grazie, andate a lavorare. Ok, buon lavoro. Ero molto ottimista dicendo che sì, oggi riusciremo a chiudere l'episodio, ma non ho conteggiato una cosa: il surriscaldamento del computer. È da 20 minuti che è così, che non dà segni di vita. Questa cosa non va affatto bene. Carissimo Jayce, quanti soldi hai in manca? Andiamo a comprarne uno al volo. E alla fine il computer ha ripreso a funzionare. Sono quasi le 9. Praticamente domani aggiungiamo due robe e poi è fatto. E lui nel mentre sta facendo i confessionali del secondo episodio. Ragazzi, un tour de force. Pausa cena, hamburger con salse che non so cosa siano, bacon, cipolla, pollo croccante. È minuscolo. Ha un buon sapore. Nuggets ricoperti di cornflakes. Buoni. Torniamo a lavorare. Mezzanotte, per oggi basta. Ma in realtà abbiamo raggiunto l'obiettivo. Sono stanco. Fine giornata. Martedì vi faccio una proposta. Da ora in questo vlog taglieremo tutte le parti di montaggio. Tanto sappiamo già qual è la mia condizione. Fingiamo che non esista, ok? Tra l'altro, mentre ieri ero in ufficio, Leti e suo papà hanno montato il letto nuovo. È enorme. È super alto. Ti alzi e sei già in piedi. È la cosa che a me piace. Ci sta un sacco di roba qua dentro. Quello che invece è un po' meno bello è che pensavo ci fosse una parete. Invece no, c'è tipo sto coso appoggiato per terra. Però vabbè, ormai è fatta. E adesso salto temporale. Ed eccoci qua che stiamo per girare i confessionali del secondo episodio. Andiamo subito, diretti, veloci, vai, riscaldiamo la voce. Vuoi vedere una cosa divertente? Vai. Una tecnologia brevettata qui negli uffici della The Show SRL per tenere aperta la tapparella della nuova sala riunioni. Questa sala riunioni è in allestimento. Abbiamo brevettato. Però funziona. E così non dobbiamo comprarne una nuova. Ecologia. Esatto. The Show, società ecologica. Mettiamo i confessionali in pausa perché dobbiamo andare ad un evento. Sì, tranquillo, ritorno per finire, non preoccuparti. Forse. Evento finito, noi di The Show eravamo una sorta di ospiti, nel senso era un evento per creator emergenti che si incontrano, si conoscono, si danno consigli e chi voleva poteva farci qualche domanda e noi raccontavamo la nostra esperienza. Molto carino. E adesso ci rimettiamo a girare i confessionali. Sono le 9 di sera. Faremo tutte le sere in ufficio, questa settimana. Passare una settimana in ufficio? Porca vacca. Abbiamo finito i confessionali, passiamo tutte quante le clip e mettiamoci a finire la puntata, quindi no. Non posso dire quello che sto facendo ora. Tagliamo questa parte. E ho promesso che da ora in poi in questo vlog non parlerò più di montaggio. Okay. Perché non c'è il vlog, scusami. Secondo me sarà uno dei vlog più belli in tutti, perché sarà una bella sfida. Sono le 4:30. È ufficialmente mercoledì. Il video esce oggi, quindi. Però, si può dire, finito. Adesso lo riguardiamo, poi diamo l'export. Questo vuol dire che almeno un'altra ora e mezza siamo qua, per forza. Però, è venuto veramente bene, avanza la pena. 3, 2, 1... Guarda questo video senza pubblicità. E alla fine è andata così. Ho fatto qualche valutazione. Andare a casa voleva dire mettersi a dormire non prima delle 6:30. Non avrei mai sentito la sveglia. Quindi senti, siamo qua. Così domani mattina ci rimettiamo al lavoro presto. Buonanotte. Soldato, sarà una lunga battaglia, ma vinceremo. Ce la faremo. E siamo online. Come sta andando? Benissimo. 8, inizio ad accusare la stanchezza. Mamma mia. Però dobbiamo per forza portare a casa l'obiettivo della giornata. E l'obiettivo è inserire tutti i confessionali. Sono arrivato qua, mancano questi. Mi sento svenire, forse devo bere. Si mangia. Ed è arrivata la pizza. Salsiccia, patate. Buon appetito.
Obiettivo portato a termine. Sono nauseato da quella pizza. Andiamo a casa a dormire un pochettino e farmi una doccia. Il video sta andando bene, sta piacendo, sono felice. E inizia il lungo giovedì. Quella di oggi sarà una bella sfida. Voi vi aspettate un grande episodio domani e noi ve lo consegneremo. Allora siamo pronti a spaccare i culi? Vai! L'ottimizzazione dei tempi è tutto. Mentre l'autore fa il check del montaggio, io ne approfitto per fare pausa pranzo. Vuoi dirmi che si può fare? Cosa? Si può settimana? Passare una settimana in ufficio? Stare tutta la settimana in ufficio? Si può fare. Sono già le 8. Com'è possibile? Nella mia testa sono tipo le 5 e mezza 6. Porca vacca. Devo ancora mettere tutte le musiche, tutte le grafiche. Oddio. Fuori inizia a fare buio. Là c'era un demogorgone, probabilmente. È da 10 ore che monto e inizio ad accusare un pochettino la stanchezza. Sono in quella fase in cui senti leggermente svenire. Non so se avete presente. Ricarichiamo le energie con dei noodles. Abbiamo provato tutti i cibi del mondo questa settimana. Sì, effettivamente. Pollo fritto sembra molto bene. No, buono, mi piace. Epico. Venerdì, abbiamo ufficialmente 14 ore per finire il video. Mancano 13 ore. Sto iniziando ad essere molto rallentato e un principio di mal di testa. Continuiamo. Mancano 11 ore, è arrivato il momento di energia. Questa è prova incriminante, è la Red Bull di Arianna. Ma tu hai detto che potevamo prenderle. Possiamo prendere perché siamo molto stanchi, lei capirà però. Arianna, ti lascio le caramelle in cambio. Andata. 10 ore, il computer, porca... Mi ha scotto tantissimo. Vediamo quanto è. Porco Giuda, 47 gradi. Tutto un bollore. Andiamo a chiudere questo video. Non è vero, ci manca ancora tanto. Però siamo a buon punto, ma ci manca ancora tanto. Perché vogliamo fare le cose. Perché vogliamo fare le cose fatte bene. Stiamo mettendo le musiche. Vogliamo trovare la giusta emozione. Vogliamo far riprovare quello che abbiamo provato noi in quel momento. Quindi bisogna fare un bel lavoro fatto bene. 9 ore. Sono stanco, ma non ho sonno. Ed è giunto il momento degli zuccheri. Olè. Voilà. Oh yeah. Abbiamo passato quel momento da cui stiamo facendo tardi. È diventato abbiamo fatto presto. Fuori c'è il sole. Mancano 7 ore. Ho sonnissimo. Ci sono momenti in cui vado in palla e oddio. Sai quando tipo ti senti proprio che ti abbandona il corpo? Non ti rendi conto che stai perdendo il controllo. Esatto. E soprattutto la cosa più assurda, il tempo passa velocissimo. Siamo così rallentati che un'ora mi sembrano 10 minuti. 5 ore alla pubblicazione e è ufficialmente iniziata una nuova giornata d'ufficio. Alterno momenti in cui mi sento grintoso a momenti in cui crolli. 4 ore all'online. È praticamente finito, dai. La parte finale con Guido Meda, ci stiamo commuovendo, raga, è bellissima. Salita, poi a sinistra e in fondo al prossimo rettilineo. Wow, è pazzesco. Poi c'è tutto il build up, con la musica prima, con questo che arrivano, si mettono gli archi dentro, tu ci arrivi lì, facciamo un respiro e poi parte. No? E andiamo a chiudere. E Jaser c'è. Jaser c'è. Mancano 2 ore all'online. Export. Ce l'abbiamo fatta. Fatico a fare una frase di senso. Fatica a fare una frase di senso compiuto. Spero che piaccia. Cioè, io sono soddisfatto. Quindi a posto. Però devo essere onesto, non mi ha pesato questa lunga giornata. È stata anche piacevole. È passata veloce. Ora devo far pipì. Erano anni che non facevo after. Ma cosa stai guardando qua? Il nostro capolavoro? Questo pezzo qua, bellissimo. Stai facendo? Mi commuovo. Bellissimo. Sospeso nel tempo. Ciao ragazzi, buon weekend. Ciao Jason. Ciao. Includimi. Basta. Ah, ok. Ciao. Tra una roba e l'altra si sono fatte le 5. Non facevo così tanta fatica a pedalare da quella volta che sono andato a San Marino in Risciò. Ho dormito un'oretta. Non so se sia stata una buona mossa. Capirò più avanti. Comunque, grazie per tutti quanti i commenti positivi, bei messaggi, che mi fanno capire che tutte queste ore di lavoro ne sono valse la pena. Fine giornata. Sabato, mi sono appena svegliato e ho scoperto che siamo stati primi in tendenza col primo episodio. È la prima volta che il si può fare finisce primo in tendenza. Che bello, raga, sono felicissimo. E adesso vestiamoci e mettiamoci al lavoro. Con la divisa portata da Simone, ma che figurini che siamo. Belle ciabatte. Devo mettermi le scarpe in casa, questo caldo. Ma no, perché? In realtà dopo sì. Oggi iniziano ufficialmente i lavori di abbellimento di questa casa. La prima cosa che dobbiamo fare è togliere tutti sti cosi e stuccare eventuali buchi. Mettiamoci al lavoro. Ah, ho tutto il tonaco nelle ciabatte.
Abbiamo aperto e stuccato tutti i buchi e le crepe delle pareti. È la prima volta che facciamo un lavoro del genere, quindi non sappiamo come sta venendo. Però vabbè, più fai più impari. E sta venendo. Ora in camera vedete delle chiazze orrende, però vi assicuro che passando il dito è super liscio. Ecco perché vedevo tutto quanto appannato. Adesso mettiamo l'isolante fissativo a solvente. Non so cosa voglia dire, ma so che questo è il procedimento corretto. Un litro di prodotto diluito in almeno 10 litri d'acqua. E dobbiamo darlo su tutte le pareti. Abbiamo sentito Simone di Wallpaper Colorificio, pare che stiamo facendo giusto, adesso pausa merenda. Qua abbiamo anche la ciambellina, la torta, Leti col viso tutto sporco, Maya che non trova pace. E si procede con il colore, il bianco di fondo, pittura al quarzo. La prima pennellata. Ma che bello! Sono il meglio da Wallpaper Colorificio. 3, 2, 1, timelapsino. E direi che per oggi, per forze di causa maggiore, abbiamo finito. Abbiamo fatto una mano di una parete. Non si vede niente. Tutto buio. Scopriremo domani com'è. E adesso andiamo a vedere l'asporto di questo sabato sera. È un hamburger di mazzancolle. Un po' stopposo, però lei non sembra male. È piccolo. Boom, per oggi fine giornata. Domenica, e l'obiettivo di oggi è dare il bianco su tutta quanta questa stanza. Anche il soffitto vorrei riuscire a fare. Guardate il quarzo, guardatelo qua, che robetta. E la prima mano andata? Questo è il nostro stato attuale. Avrei potuto essere molto peggio, tutto sommato è andata bene. Io ci credo, stiamo facendo un buon lavoro. Dobbiamo avere fede. Abbiamo dato l'altra mano di fondo, scoprendo che le pennellate andavano date incrociate, non lineari. Ma l'abbiamo scoperto troppo tardi e la vernice stava finendo e quindi non c'era modo di rimediare. Poi con un apposito gel in silicone, anche questo fornitomi da Wallpaper Colorificio, ho sigillato le fessure sul soffitto e a questo punto siamo passati a dare la prima mano di colore. È un bianco 90-10, quindi un bianco un pochettino più caldo, accogliente. È faticoso. Ma che c'hai dei piccioli in testa? Non mi piace. Più che altro sto accusando tutte quelle ore passate sulla scala. Finisce qua questa settimana, abbastanza intensa e pesante, però soddisfacente. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo settimana prossima. Ciao.